Tanti no, Nomur, Snotav, Notrivelle, tantissimi no, tutti insieme, però l'acqua davanti. Beh sì, l'acqua davanti diciamo, è stata una scelta condivisa, anche perché il movimento dell'acqua è l'esperienza che finora ha rappresentato di più la capacità di mettere insieme e di costruire dal basso una mobilitazione sociale inclusiva. Però la manifestazione di oggi è stata per la prima volta organizzata da tutte le realtà insieme e quindi io credo che sia un grande passo in avanti, perché si è creato un momento, uno spazio di riconoscimento pubblico di tutte le lotte in questo paese che hanno qualcosa da dire sia sulle politiche liberiste del governo Renzi, sia sui vincoli monetaristi e le politiche liberiste dell'Unione Europea, e crediamo che questa, anche per diciamo, sia i numeri sia la modalità di partecipazione, sia una prima tappa per costruire un percorso che diciamo dia almeno il segnale di un'altra uscita dalla crisi possibile, di un altro modello sociale. Si può parlare di una coalizione? Beh sì, il tentativo è quello di costruire una coalizione sociale dal basso che dica che l'unanimismo che il governo Renzi sembra avere, diciamo, sui grandi mass media non corrisponde alla realtà sociale. La società pensa ad altro, la società ha in mente che per uscire dalla crisi bisogna innanzitutto riappropriarsi dei beni comuni, riappropriarsi della ricchezza sociale prodotta e immaginare un altro modo di produrre, un altro modo di costruire la società. Avete deciso di fare questa manifestazione nel pieno della campagna elettorale per le europee. Che rapporto da questa manifestazione all'Europa? Beh, ci sembrava diciamo importante che ci fosse una presa di parola dei movimenti, non per dare indicazioni elettorali, ma per dire che il percorso europeo e la dimensione europea è la dimensione che i movimenti devono assumere come diciamo dimensione della loro capacità di mobilitazione sociale. All'Europa abbiamo da dire alcune cose importanti. Le politiche di austerità, le politiche liberiste non fanno che replicare il moltiplicarsi della crisi, che appare sempre più come una crisi sistemica, ed è ora che per uscirne di cominciare a ragionare se forse non è meglio superare questo sistema. Referendum per l'acqua pubblica vinto. Ora cosa bisogna vincere? Bisognerebbe che recepissero il senso di quel referendum, che è stato molto chiaro, cioè dire no alle privatizzazioni vuol dire anche ripubblicizzare laddove è possibile. Quindi bisogna che... Dove non è possibile? In teoria non è possibile da nessuna parte, cioè è possibile dappertutto. In pratica si incontrano molte resistenze, perché lo spirito del referendum alla fine non è stato recepito nemmeno da chi, come il PD, ci è arrivato alla fine tirato per le orecchie e per la giacchetta. In piazza con la fascia tricolore? Sì, siamo qui per difendere i beni comuni e diciamo dire no all'austerità e alle privatizzazioni, perché è una lotta che stiamo facendo da quando abbiamo iniziato a raccogliere le firme per la proposta popolare per la gestione dell'acqua pubblica. Qual è il comune che state rappresentando qui? Noi, comune di Fossacese, in provincia di Chieti, sul mare, nella costa dei Trabocchi, 6.400 abitanti. Sì, noi siamo stati sempre, abbiamo cercato in qualche modo sempre di coinvolgere i nostri cittadini, li ascoltiamo, che questo è il compito primario dell'ente locale, e visto che comunque siamo quelli che stanno più vicini al territorio, forse riescono a comprendere meglio le difficoltà che la crisi ci sta facendo affrontare, e in qualche modo riusciamo forse anche a capire qual è la realtà, e che se non riusciamo a cambiare il modello socio-economico, forse questa crisi non la finiremo mai. Insomma, come ANCI e anche come comuni, insomma, abbiamo cercato di manifestare e far presente queste cose, ma ovviamente fino ad oggi non abbiamo avuto risultati, e questo anche per esempio per quanto riguarda il discorso sulla Cassa Depositi e Prestiti è uno dei grandi temi su cui purtroppo in qualche modo non c'è mai la possibilità di fare fronte comune anche con le altre battaglie, e sono pochi effettivamente i sindaci e gli amministratori che poi si spendono, perché poi a un certo punto il richiamo dei partiti più grandi si fa sentire, quindi poi in Parlamento queste riforme non si sa perché non si riescono a cambiare. No TAV, no MUOS, no TRIV, siete tutti oppositori. Allora, noi abbiamo una questione in comune. Siamo contro il tour.
È una questione importante, cioè la necessità che le genti non vengano trattate semplicemente come delle biomasse, non ci vuole, quindi la gente sta dimostrando dalle grandi opere a tutto il resto, insomma, che c'è una grande intelligenza collettiva che va messa a valore. Adesso invece abbiamo delle persone molto incompetenti ma anche molto teleguidate, delle lobbies, che invece fanno prevalere con qualsiasi mezzo, compreso la riforma della Costituzione, tutto ciò che non è partecipazione e democrazia. I beni comuni sono una cosa molto seria, anzi nella Costituzione italiana lo fanno notare anche gente come Zagrebeschi, come Ugo Mattei, che nella nostra Costituzione non c'è nulla che richiami i beni comuni, perché noi abbiamo due variabili che sono tra di loro intercambiabili, o la proprietà privata o la proprietà cosiddetta pubblica, che significa dello Stato, ma i beni comuni è un futuro da conquistare. Perché fate musica? Noi siamo una murga, sosteniamo tutte le battaglie sociali e la lotta per i beni comuni è proprio una delle nostre battaglie più forti. La musica cosa si sta dicendo? Questa è una musica di strada e quindi è questo il nostro posto. Perché sei tieni la bandiera del Veneto? Perché sono veneziano. Mi sono cubano, però mi radice sono veneziano perché ho figlio a Venezia, mi vive a Venezia e Venezia come Cuba. E perché in piazza oggi? Sono in piazza oggi per discutere certi diritti che non appartengono a noi, al popolo veneziano. E soprattutto non perdere il valore ni la cultura di Venezia, che è molto importante. Che cos'è il progetto? Perché si contro le grandi navi? Perché inquinano, perché non servono a nulla, devastano la città e sono veramente pericolose, soprattutto per i fumi, perché smuovono tutto quello che c'è nel fondale e non servono a nulla. Possono essere attraccate fuori dalla laguna, con un porto offshore, la cosa sarebbe risolta. No Muos, no TAV, no Trivelle e tutta una serie di opposizioni territoriali. Come si trova un punto di sintesi? Che sono devastanti, rovinano l'ambiente, rovinano la qualità della nostra vita, anche della tua. Sono tutte, diciamo, facce della stessa medaglia, perché vogliamo riappropriarci dei nostri territori, perché vogliamo decidere il nostro destino, perché vogliamo contare qualche cosa, mentre i nostri politici sono soltanto degli ascari al servizio dei potentati, della finanza che sta distruggendo tutto quanto.